Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Opera Omnia versione Global. Ci troviamo in zona banner, ci troviamo nel banner di Golbez e siamo qui per cercare di ottenere la sua arma LD e la sua arma BT. Signori, molto probabilmente andrò di gemme, adesso lanceremo il ticket gratuito e molto probabilmente in questo banner mi fermerò non appena avrò ottenuto la sua arma LD. Quindi dovessi ottenerla alla prima multi, molto probabilmente mi fermo. Ma magari ci lanciamo poi eventualmente qualche altro ticket su quest'altro banner alla ricerca eventualmente della BT. Oddio, no, non lo so, vediamo quante gemme ci fa spendere il nostro Golbez. Ero indeciso fino a qualche secondo fa se andare effettivamente di gemme o di ticket, però voglio ottenere almeno la sua arma LD. Quindi lanciamo il ticket gratuito, poi andiamo di gemme e speriamo che non ci faccia spendere troppe risorse. Vorrei ottenere, come detto, il personaggio, anche perché mi servirà tantissimo durante la summon, sia per farmarla, sia per fare lo stage Lufenia. Beh, dai, partiamo con le gemme e speriamo già subito in un'orbe dorata. Molto probabilmente non vedremo connecting e quant'altro, anche perché ho già giocato il personaggio, ero curiosissimo di vedere la sua BT in azione. Devo dire che esteticamente è molto figa. Ok, magari non ha chissà quale effetto particolare, però ci sta, ci sta. Piccolo cambio, ci dai qualcosa a questa multi? Mi sa proprio di no, eh? Arma X, oddio, nulla di interessante. Due armi X dalla prima multi, nulla di interessante. Va bene, dai, continuiamo. Orb dorata, magari, ti prego, orb dorata. Niente, altra orba azzurra, signori. Qua solamente orba azzurre che giustamente non contengono nulla. Sono disposto ad arrivare al Pity per l'LD effettivamente, quindi più di 75.000 gemme non ho intenzione di spendere, anche perché questo mese, insomma, si spenderà parecchio anche per quanto riguarda Tifa, e quindi magari ci lanciamo un massimo di 75.000 gemme e ci andiamo a prendere l'arma LD. Poi magari io off camera mi lancerò qualche ticket alla ricerca della sua BT eventualmente, non lo so, poi ci stanno altri banner, quindi avrò ancora modo di ottenere, di sculare la sua arma BT, ma mi piacerebbe ottenerla fin da subito, quindi un po' di fortuna, magari mi dai una BT e poi continuiamo per l'LD, sarebbe male, cioè nel senso mi esci la BT subito e poi fammi il PD per l'LD, mi va benissimo. Orb dorata, signori, incrociamo le dita, come detto non ci saranno connecting, loading o roba del genere, perché ho già visto sia l'arma LD che l'arma BT in azione, quindi speriamo bene. Incrociamo le dita, dammi un cambio, dammi la BT e siamo tutti felici e contenti. Nessun cambio, altra arma X, niente. Assolutamente nulla, è nulla. Queste orb dorate che ti ingannano in questo modo, che ti danno una semplicissima arma X in una monora addirittura. Però attenzione che abbiamo un'altra orb dorata. Scusate se non parlo molto, ma stanno a fare dei lavori in strada e quindi c'è un casino infernale. Molto probabilmente sentirete dei rumori di sottofondo e sto per l'appunto cercando di eliminarli. Basta, ti prego, mi ha dato un fottio di armi X. Già siamo arrivati a 100 green token. Vorrei ottenere eventualmente l'LD, almeno l'LD. Terza orb dorata di fila. Mi dai qualcosa di interessante, per favore? Non nuovamente un'arma X, non me ne faccio nulla. Dai, fai un cambio, su via, dammi la BT, dammi la BT. Niente BT, altra arma X, monoro, e sta a fare incazzare.
Ultimamente su Opera Omnia sto avendo una sfiga incredibile. Mi deve far arrivare al Piti. Io lo so che mi farà arrivare al Piti. Questa cos'è? La quarta orb dorata di fila? E nuovamente Narma X ci starà al suo interno. Sicuramente una mono oro con una singola arma X. O due, quella di Laguna e quella di Golbez, così, giusto per... Dammi l'arma LD. Non farmi spendere oltre, così ci lanciamo pure qualche ticket. Niente, arma X. Singola, arma X. A edizione. E va bene, si continua. Non ci sarà un'altra orb dorata, sicuramente. Orb azzurra. Infatti. Troppe orb dorate consecutivamente, però non contenevano nulla comunque, quindi... Insomma, non è che erano chissà che queste orbe dorate. E spero di sculare a questo punto da un'orba azzurra, perché le orbe dorate mi danno solamente le armi X. E che cos'è? Tanto probabilmente me la ritrovo pure qua in arma X. Sicuro? Sicuro. No? Non c'è sta un'arma X? Strano, strano. Ok, vabbè, continuiamo. Siamo praticamente a metà strada per il Piti. Come detto, mi va benissimo fare il PT per Golbez. Poi probabilmente tutto il resto del mese skipperò qualcosa. O comunque andrò di ticket. E poi per Tifa si va di gemme. Assolutamente, anche perché Tifa è stata abbastanza stronza con me in passato. E quindi se non faccio il PT per lei non otterrò mai la sua arma LD. E voglio ottenere la sua arma LD. Immagino che un po' tutti vogliamo ottenere l'arma LED di Tifa, no? Ecco qua un'altra orb dorata tutta per noi che contiene un'altra arma X. Già, io preannuncio il futuro, prevedo il futuro, so cosa c'è sta alla fine di quest'orb dorata, sicuramente c'è sta un'arma X di Golbez, sicuro! Arma X di Laguna? Altra arma X di Laguna. Beh, mi sbagliavo. Non c'è stata quella di Golbez. Ma non sono felice di essermi sbagliato. Speravo di sbagliarmi e magari di sculare qualcosina. E invece nulla, nulla. Non ho visto a quanti green token siamo. Non ci ho fatto caso, devo guardare adesso però. Perché non vorrei spendere gemme in più, onestamente. Poi eventualmente ho quasi anche i token per prendere l'arma BT, quindi sti cazzi se non la ottengo subito, posso prenderla con i token, posso conservare eventualmente i token, insomma vediamo un attimino. Siamo a 220, quindi possiamo fare ancora qualche altra multi. Siamo scese sotto le 600.000 gemme, il che non va bene, perché io speravo comunque di sculare qualcosina prima, però come detto mi porterà al Piti, mi porterà al Piti lui, mi porterà al Piti Tifa. Speravo onestamente di pullare anche per qualcun altro durante questo mese, cosa che mi sa sono costretto ad evitare. Cioè probabilmente sì, lancerò qualche ticket, ma sicuramente non utilizzerò più gemme. Solamente per Tifa adesso che andiamo a utilizzare le gemme. Altro 3 multi, signori, e abbiamo finito. Ormai ci siamo quasi, e continuano a darmi orbe azzurre e orb dorate contenente il nulla assoluto. Un'orba azzurra che magari si trasforma alla fine, no, vero? Un'orba azzurra che mi diventa magicamente una BT? Così? Dal nulla? BT? Assolutamente no. E niente, signori. Non c'è sta nulla, non c'è sta nulla. Sì, stiamo ottenendo un po' di power, stanno a meno tipo 400, quindi... cazzi della power, se non ce li metti manca pochissimo, arriveremo al Piti. Io spero solo che non mi droppi l'arma LD nell'ultima multi, perché poi che fai, non continui e cerchi di prendere anche l'arma BT, perché ormai siamo praticamente alla fine. Se me la esce adesso poi è pesante. Che fai, non continui per tenere anche la BT in caso? Questa è l'ultima multi, signori. Ultima multi, orba azzurra, quindi molto probabilmente non c'è sta assolutamente nulla. E poi magari, dai, sì, un centinaio di ticket ho intenzione di lanciarli nel banner
dove c'è sta anche Hop. Così no, non mi interessa l'LD di Hop, però ci proviamo. Prendiamo l'LD, prendiamo anche la BT dai ticket. Ma non abbiamo sta fortuna, signori. Non abbiamo assolutamente questa fortuna. Va bene, dai. Mi va benissimo così. Andiamoci a prendere, ovviamente, l'arma LD di Golbez con 300 green token. Maledizione. Abbiamo buttato i nostri green token così e non possiamo prenderci naturalmente l'arma BT. Ok, dai, andiamo a lanciarci un centinaio di ticket su questo banner, non di più, ragazzi. Non più di 100 ticket, perché Hop non mi interessa, tutte le altre armi X non mi interessano. L'unica arma che cerco effettivamente è la BT. Se poi mi esce anche l'LD di Hop, tanto meglio. Come sempre, signori, abbiamo 686 ticket. Le orbe azzurre ve le velocizzo, le orbe dorate le andremo a commentare. Partiamo, dai. Beh, signori, neanche un'orba dorata su questo banner, ma che sfiga, neanche una. Solitamente con i ticket le orbe dorate le trovo ogni 3-4 multi, solitamente ne trovo anche più di una ogni 3-4 multi, in questa volta proprio niente, Però attenzione che ha fatto un cambio veloce, magari ci dà qualcosa di interessante, io non credo proprio. Scudiamo la BT? Assolutamente no. Va bene, dai. Beh, signori, dai, io direi che per questo video pool possa anche essere tutto. Sono soddisfatto, sì, perché ho preso quello che cercavo, però effettivamente non sono soddisfatto perché sono arrivato al Piti. Maledizione, mi ha fatto arrivare al Piti. Me lo immaginavo, però ho un'arma parecchio interessante che comunque mi aiuterà tantissimo a farmare Alexander e andrò a recuperare naturalmente 400 ticket. E le 40.000 gemme della Salmon, che comunque ci fanno comodo, e qualcosina per l'appunto come gemme l'andiamo a recuperare, che poi andremo ad investire ovviamente per Tifa. Signori, io vi auguro tantissima fortuna con le vostre pull. Se avete già pullato, spero che abbiate speso molto meno delle risorse che ho speso io, ma comunque il pity per l'arma LD di Golbez secondo me ne vale la pena. E come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare like, commentare e condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione, e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!